E adesso Lorenzo, come abbiamo detto, inizia questa nuova settimana con un nuovo coro. Un nuovo coro, ci siamo trasferiti in quelle di Castel del Monte, il viaggio è stato lungo e direi anche faticoso, perché i chilometri sono stati davvero tanti, ma questo è un coro straordinario, tecnicamente davvero molto bravi, faccio davvero i complimenti a questa associazione corale perché dal primo all'ultimo pezzo ci hanno lasciato davvero a bocca aperta, tecnicamente molto preparati e piano piano insomma i livelli si alzano sempre sperando di ritrovarli, ma poi ne parleremo in futuro anche quest'estate perché c'è un progetto in corso che stiamo mettendo a punto, ma prima insomma di addentrarci attendiamo le varie ufficialità, no, di questo percorso. Comunque seguite tutta la settimana questo coro di Castel del Monte e poi ovviamente sabato nel pomeriggio del fine settimana rivivremo le emozioni appunto da Castel del Monte. E allora Lorenzo, non perdiamo altro tempo, andiamo subito a vedere questo primo approfondimento degli amici del coro di Castel del Monte. Amiche ed amici di Rete 8, buon pomeriggio, è ripartito il nostro tour, una nuova tappa, ovviamente sono con Paolo Bernabei e stavolta di chilometri, insomma ne abbiamo fatti un bel po', Paolo. Sì, abbiamo fatto un bel po' di chilometri, siamo nell'Abruzzo Aquilano, vicino a Campo Imperatore, in un bellissimo borgo Castel del Monte che non ha bisogno di presentazioni. E poi qui di fronte c'è quella meravigliosa struttura che Rocca Calascio, la vediamo sì. Insomma a pochi diciamo, metri. Ecco, non ha bisogno di presentazioni perché chi è che non conosce Campo Imperatore, Rocca Calascio, il castello, i borghi, proprio tutti i vicoli, tutti i sentieri montani, insomma Santo Stefano parliamo, di Sassani, parliamo, certo. Parliamo dell'Abruzzo Aquilano, bellissimo come tutto l'Abruzzo, insomma. Sì. Qui veniamo oggi ad incontrare un coro che ha 40 anni di attività, festeggia quest'anno il quarantennale, anche se è nato un po' prima, e hanno fatto un censimento, perché io poi ho preso qualche informazione dagli amici del coro, 86 persone hanno frequentato questo coro, tutte di Castel del Monte, nel corso del tempo. E loro sono orgogliosi di questo, certo, perché certo. Tranne qualcuno che viene anche da Pescara, che loro ringraziano, anzi li ringraziamo anche noi per l'impegno, perché poi tutti quelli che si dedicano a questa attività vanno ringraziati, vanno elogiati. Assolutamente. Perché sì. È una diciamo è il rispetto delle tradizioni che cerchiamo tutti di portare avanti. E che non devono essere mai abbandonate. Qui si soffre un po' del ricambio generazionale. Anche qui si soffre del ricambio generazionale, abbiamo detto tante volte, inutile ripeterlo. Ecco.
delle persone che vengono tutti i sabati pomeriggi, anche infrasettimanalmente, a provare con imperterriti finché diciamo non si raggiungono i risultati, perché poi ci servono un sacco di prove per raggiungere i risultati di questo coro che andremo a sentire, un coro di un buon livello. Ed ecco, mi piace ribadire, 86 persone nel corso del tempo in un paese così di oggi 400-500 anime, poi sì, l'estate il sindaco, poi lo sentiremo, però soffre un po' come tutto l'entroterra. Soffre, ecco, diciamo un paese di 400-500 anime, mantenere un coro così è difficile, però devo dire che lo mantengono egregiamente. Io vi voglio far ascoltare, ho voluto proprio loro come presenti in questa trasmissione di pomeriggio, perché vale la pena, e poi gli voglio fare un plauso particolare proprio per questi aspetti, che 400 persone, 86 persone nel corso di questi 40 anni hanno frequentato il coro, loro continuano con tenacia, nonostante, ecco, poi immagina le prove d'inverno qui quando c'è, esatto, un po' di neve, però loro continuano, non mollano mai. Andiamo a conoscerli perché ne vale veramente la pena. Sì, allora, con le telecamere di Mario Giacchetta e Nico Centurame entriamo all'interno del Teatro Comunale Giuliani di Castel del Monte, che, lo ripeto, è un gioiello incastonato tra le montagne abruzzesi ed ovviamente fa parte del circuito dei borghi più belli d'Italia. Venite. La luna è più donna e più bella.
Amiche ed amici di pomeriggio, un nuovo appuntamento con i cori abruzzesi per raccontare le tradizioni della nostra terra, nuova tappa, nuovo paese, il borgo di Castel del Monte. Noi siamo in piacevole compagnia con Matteo Pastorelli, primo cittadino di questa meravigliosa cittadina. Sindaco, grazie per l'accoglienza, siamo forse nel luogo più visitato del borgo, con uno scorcio meraviglioso alle sue spalle, anche la Rocca Calascio, quindi direi una veduta straordinaria. Sì, questa è una delle vedute più belle di Castel del Monte. Da questo posto si vede appunto il borgo storico di Castel del Monte e anche la Rocca di Calascio. Siamo a 1346 metri di altezza e Castel del Monte fa parte del circuito dei borghi più belli d'Italia, quindi diciamo che uniamo bellezza naturalistica e bellezza architettonica, tutto nella magnifica terra della cosiddetta Baronia. Sindaco, ovviamente paese come tanti altri purtroppo che è stato toccato e ferito dal sisma, però prima microfono e telecamere spente ne parlavamo con insomma, lo scorcio che sta per rivivere. Ecco, manca ancora per completare il tutto o c'è diciamo così la volontà di chiudere il discorso relativo alla ricostruzione da qui a qualche mese? Allora, Castel del Monte, diciamo che per quanto riguarda la ricostruzione è abbastanza avvantaggiato rispetto ad altri comuni. Purtroppo non è tutto completato, perché diciamo che adesso ha ormai un po' di anni dal sisma, quindi 2009-2024 è il quindicesimo anniversario tra poco. Ancora non tutto è stato completato e quello su cui si registra il ritardo maggiore, diciamo che sono gli edifici pubblici, le chiese. Quindi noi abbiamo, se vedete alle mie spalle, la torre che da poco tempo è stata spacchettata perché è stata molti anni impalcata per la messa in sicurezza. Mancano solo degli ultimi lavori per poter rendere fruibile poi anche la chiesa di San Marco che è al di sotto della torre. E poi qualche altro aggregato nel centro storico che però già da adesso, percorrendolo, si vede, diciamo, il buon lavoro che è stato fatto fino adesso recuperando dei vicoli, degli scorci fantastici che rendono il nostro paese ancora più bello di prima, del terremoto. Baciato dal sole quest'oggi con la nostra presenza, ma ovviamente, sindaco, non è merito nostro. Circa 300 abitanti, possiamo dire, i residenti quelli fissi, poi d'estate ovviamente il borgo pullula soprattutto di turisti che da qui partono e visitano delle montagne e dei luoghi straordinari, direi. Castel del Monte sulla carta ha poco più di 400 residenti, inverno, come dice lei, circa 300. E poi il vero, diciamo, riempimento del paese è nei mesi di luglio e agosto, dove possiamo arrivare facilmente anche a 2000 persone. E il nostro borgo, purtroppo, all'interno del centro storico è costituito soprattutto da seconde case che d'inverno, purtroppo, questa è una materia comune per molti borghi come noi, rimangono chiuse, però rivivono l'estate perché i proprietari, i discendenti dei proprietari, chi è emigrato ci tiene, è affezionato a questo luogo e quindi torna volentieri. Però è anche meta di turismo, non solo di emigranti. Turismo perché noi, essendo, diciamo, alle porte poi della piana di Campo Imperatore, godiamo, grazie a Dio, di una natura, di un palcoscenico naturale unico che ci porta turismo da tutto il mondo. L'amore me che vola, amore me.
tu piccerilla coi la rinchilla là, l'amore vecchio bo, tu piccerilla te, la puntarella coi la rinchilla là, vola, vola. Amore da metà, l'utene che canta, il son che te vedessa con che dolce da baciare. Amore da metà, l'utene che canta, il son che te vedessa con che dolce da baciare. Noi siamo qui ovviamente per un aspetto più artistico, più culturale, e allora la domanda più complicata che faccio sempre ai primi cittadini: l'attenzione del sindaco di Castel del Monte verso le attività culturali, nei capitoli destinati appunto alla cultura, agli eventi, il sindaco ci mette dentro qualcosa di importante insieme alla sua giunta? Noi poveri sindaci siamo sempre, diciamo, siamo sempre a lottare tra quello che vorremmo fare e quello che ci possiamo permettere. Però io devo dire che a Castel del Monte sono fortunato, perché la Corale in primis, che ormai è un'associazione che vanta quest'anno comunque il 40° anno di età, però poi ci sono anche altre associazioni culturali e musicali, quindi io già a Castel del Monte posso vantarmi di avere delle persone, dei volontari, come si suol dire, che tengono vivo il paese. Che tengono vivo il paese, che mossi dalla passione per il loro paese. E quindi non mancano di certo le attività culturali, che quando possibile le implementiamo anche con altre cose, diciamo, prese in prestito. Si cerca sempre di utilizzare risorse locali, che se non sono proprio di Castel del Monte, comunque Abruzzo. Però si fa sinergia in questo senso, no? Anche per ottimizzare i costi, lo possiamo dire, sindaco. A parte quello, però poi lo facciamo anche perché chi viene a Castel del Monte, oltre a vedere, diciamo, architettura, natura, deve anche conoscere le tradizioni del posto, e quindi fare eventi culturali con operatori locali aiuta a far conoscere quello che siamo stati nel passato e si spera quello che saremo nel futuro. Noi ci siamo trasformati da paese di transumanti, pastori, e adesso stiamo entrando in un paese votato ai servizi, al turismo. E questo è importante. La nostra missione, sindaco, è proprio questa, quella di portare avanti le tradizioni e poi di riflesso far conoscere questi meravigliosi borghi a chi ancora non li conosce. Insomma, giriamo per questo. Grazie al primo cittadino Matteo Pastorelli di Castel del Monte per la meravigliosa accoglienza. E allora noi torniamo all'interno della sala per ascoltare l'Associazione Corale Fontevetica qui a Castel del Monte, che ci accompagnerà per tutta la settimana. Non cambiate canale.